Ben ritrovati negli studi di Obiettivo News. A fine agosto a Castellamonte torna un appuntamento imperdibile, quello con la mostra della ceramica, giunto quest'anno alla 63esima edizione. Ne parliamo qui oggi con l'assessore Claudio Betaz. Benvenuto ai nostri studi. Ciao, ciao a tutti. 63esima edizione della mostra della ceramica. Si partirà tra poco, il 24 agosto. Ebbene sì, siamo arrivati alla 63esima edizione. E quindi iniziano ad accumularsi anni, decenni di esperienze, e come amministrazione infatti siamo contenti innanzitutto di una cosa, che la mostra sia sempre più riconosciuta come un evento culturalmente centrale nell'anno e nell'estate canavesana, ma piemontese. È infatti l'evento legato alla ceramica più importante della regione Piemonte. E in particolar modo quest'anno tante competenze, tante maestranze, tante istituzioni si sono avvicinate alla mostra della ceramica, hanno proposto progetti all'interno della mostra, segno che la mostra è una vetrina importante per chiunque si occupi d'arte e d'artigianato legato al mondo della ceramica. Senza dubbio cresce sempre di più. Tantissimi punti espositivi che aumentano ogni anno, gli eventi collaterali e poi l'ospite internazionale. Come da tradizione degli ultimi anni, cerchiamo di coniugare la tradizione castellamontese della lavorazione della terra rossa con ospiti e opere di respiro internazionale. Negli ultimi anni abbiamo ospitato diverse nazioni e quindi le loro produzioni e la loro tradizione ceramica. Quest'anno è il turno del Paese del Dragone e della Cina, e abbiamo costruito un rapporto che va avanti da più di un anno con l'ANGI, l'Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese, grazie alla quale si è potuto costruire un vero e proprio ponte, un ponte culturale, sociale e anche umano con la prefettura di Guangzhou in Cina, che è una tradizione millenaria nella lavorazione della porcellana. E sappiamo che le porcellane cinesi sono pregiatissime, e quindi ospiteremo un'esposizione di porcellane direttamente dalla Cina. Tra l'altro il nostro sindaco è andato anche in visita ufficiale nella prefettura di Guangzhou, mentre il comune di Castellamonte ha ospitato due artisti cinesi che assieme ai ceramisti locali realizzeranno un'opera che più avanti nel corso dell'anno verrà installata nel concentrico di Castellamonte, andando a impreziosire ancora di più il numero di opere di arredo urbano presenti nel concentrico di Castellamonte. E questo scambio farà sì anche che il libro La ceramica di Castellamonte di Sandra Barruzzi e Maurizio Bertodatto, che racchiude sia la storia della produzione castellamontese sia la contemporaneità con una scheda per ogni ceramista ad oggi attivo, venga tradotto in cinese, quindi farà conoscere Castellamonte anche nelle terre d'Oriente. Certo, molto molto bello questo scambio interculturale e artistico. Come tutte le edizioni ci saranno le opere del concorso ceramico Ceramics Lab Marco Polo. Anche in questo caso appunto abbiamo legato il concorso internazionale Ceramics in Lab con la Cina, perché ricorrono i 700 anni dalla scomparsa di Marco Polo, e quindi quale migliore trade union tra l'Italia e la Cina che la figura di Marco Polo. E quindi abbiamo, rispetto alle passate edizioni, abbiamo dato un minimo di tematica che poi ogni artista, ogni partecipante ha interpretato a suo modo. Sono arrivate opere da 26 nazioni diverse, e alcune anche dalla Cina, ma da quasi tutti i continenti. Rispetto alle passate edizioni abbiamo chiesto al curatore, il professor Giuseppe Bertero, che era d'accordo con noi, una maggiore attenzione a livello qualitativo delle opere, e quindi c'è qualche decina di opera in meno, numericamente parlando, ma crediamo che la qualità del concorso sia ulteriormente aumentata rispetto agli scorsi anni. Certo. Illustriamo un po' quali saranno i punti espositivi e che cosa si potrà trovare.
e ammirare. Le opere del concorso abbiamo detto che troveranno casa a Palazzo Botton, questo palazzo settecentesco già sede del comune di Castellamonte, e una delle novità è la collaborazione con Elisa Talentino, che curerà una sezione sempre a Palazzo Botton chiamata Carta Cristallina. Elisa è castellamontese, è una grafica che però si è formata nel nostro liceo artistico e ha sempre avuto la passione della ceramica, e ci proporrà una collezione di opere, anche queste internazionali, che coniugano l'arte della grafica con l'arte della ceramica, chiamata appunto Carta Cristallina. Sempre a Palazzo Botton, oltre alle opere provenienti dalla Cina, troverà posto un omaggio a Miro Gianola, indimenticato e indimenticabile ceramista castellamontese che ci ha lasciati purtroppo l'anno scorso, e una rivisitazione della collezione Botton, quella che noi chiamiamo collezione Botton. Infatti negli anni tante opere che hanno partecipato alla mostra della ceramica sono state donate, sono diventate di proprietà del comune, e a Palazzo Botton è presente una vera e propria collezione che può essere rinnovata di anno in anno e che non delude mai. Al Centro Congressi Martinetti invece troviamo le ceramiche sonore, quindi la collezione Clizia, che prende piede dalla donazione del ceramista Chivassese, con una selezione degli oltre 3.000 fischietti di proprietà del comune di Castellamonte, che sono integrati dalle opere del concorso delle ceramiche sonore che abbiamo indetto questa primavera in occasione di Buongiorno Ceramica. Un'altra novità è la sezione dedicata al design ceramico, in cui troveranno posto le creazioni di artigiani come Maria Teresa Rosa, Roberto Castellano, e poi un'originale idea di Sigismondo Matano, che è un alberello in ceramica modulabile che tutti potranno ammirare e anche acquistare come oggetto d'arredo per le loro case. Trova di nuovo spazio espositivo il liceo artistico Felice Faccio. Sono molto contento di questo, perché la struttura del liceo artistico è oggetto di lavori di ampliamento e di ammodernamento, e quindi non è possibile utilizzarlo come punto espositivo per quest'anno. Però gli insegnanti hanno tenuto a partecipare alla mostra, segno che anche loro vedono nella mostra un'occasione di esibizione dei lavori e del lavoro che svolgono durante l'anno, e quindi una rappresentanza di opere delle sezioni del nostro liceo artistico troverà posto a Casa della Musica, allestito dai professori del liceo. Unitamente a questi punti ci sono ovviamente i punti espositivi privati e le botteghe dei ceramisti locali. Si va dal Cantiere delle Arti in via Educ, con Sandra Baruzzi, Guglielmo Martin e Davide Quagliolo. Sempre in via Educ, la galleria numero 10, civico 10, Brenno Pesci propone una sua personale. Tanti artisti trovano spazio invece al Centro Ceramico Fornace Pagliero, che è questo luogo che coniuga una parte di archeologia industriale e con esposizioni museali di arte moderna. Il Piattoforte forse è la mostra di Carlos Carlet, un ceramista argentino che ha operato per anni in Liguria, ad Albissola. Assieme alle sue opere troveremo la collezione Keramos della Galleria Gulli di Savona e tanti altri artisti che trovano casa in questo luogo ampio che il proprietario Daniele Checchi tra l'altro ha rimodernato da poco, e quindi potremo ammirare anche in una veste nuova. Poi le stufe a Palazzo Antonelli. Palazzo Antonelli e la piazza centrale di Castellamonte. Sì. Come amministrazione ci teniamo sempre che la mostra non rimanga chiusa negli edifici, ma sia in piazza. Quindi sotto i portici di Palazzo Antonelli ci saranno le stufe
quest'anno i produttori di stufe, cambiando anche idea rispetto agli anni passati, proporranno delle stufe d'artista, quindi rispetto alle bellissime stufe classiche di Castellamonte ci saranno vere e proprie opere d'arte costruite a mo' di stufa. E poi la Rotonda Antonelliana, che è il cuore della manifestazione all'aperto della mostra della ceramica, con sculture provenienti dal Canavese, dall'Italia, anche dall'estero, e con un'installazione a cui teniamo particolarmente, che è Attraversamento Meridiano, a cui hanno partecipato assieme tutti i ceramisti di Castellamonte. Questa installazione prende piede dall'opera dell'anno scorso del ceramista materano Raffaele Pentasuglia, assieme all'artista Daniela Spoto. E Raffaele Pentasuglia ha realizzato uno stampo, un modello base di una mucca podolica, e ogni ceramista castellamontese ha personalizzato questa mucca, andando a creare una vera e propria mandria colorata e diversa nelle forme e nei colori, che attraversa, compie una simbolica transumanza attraverso le stagioni. È un progetto a cui teniamo molto e crediamo possa essere la prima installazione a Castellamonte, che poi potrà diventare itinerante unendo tutte le città della ceramica, le città che fanno parte dell'ICC, Associazione certo. Italiana Città della Ceramica, che sono oltre 60 borghi in tutta Italia. Bello. Quindi c'è molto da vedere e si partirà, abbiamo detto, il 24 agosto, l'inaugurazione. L'inaugurazione è alle ore 16.30 del 24 agosto in Piazza Martiri della Libertà. Ringrazio tra l'altro la pasticceria Goretti e l'azienda agricola Valmalesina, che sono un'altra eccellenza del territorio, questa volta dal punto di vista enogastronomico, che ci hanno tenuto a offrire il buffet per il momento dell'inaugurazione. Dopo appunto i discorsi istituzionali ci sarà il classico taglio del nastro, la possibilità di visitare tutti i punti espositivi, che saranno aperti dalle 10 del mattino fino alle 20 di sera nei fine settimana e dalle 16 di pomeriggio alle 20 di sera, dal martedì al venerdì, con il lunedì come unico giorno di chiusura. Ma subito dopo l'inaugurazione invito tutti a rimanere a Castellamonte, perché nella cornice della Rotonda Antonelliana, debitamente illuminata per far risaltare le opere d'arte, si terrà un concerto di musica classica che sarà l'unico evento a pagamento di questa mostra, ma per una buona causa. L'ingresso infatti è a offerta libera con un minimo di 10 euro ed è una raccolta fondi per il comitato locale della Croce Rossa, comitato di Castellamonte, per aiutare l'associazione ad acquistare una sede e anche per aiutarli nei loro compiti quotidiani, per cui tutti noi li ringraziamo quotidianamente. Certo, e questo concerto apre un po' quelli che sono gli eventi collaterali della Mostra della Ceramica, che non sono pochi. Come ogni anno, la nostra intenzione è creare un circuito turistico e quindi far sì che il visitatore, dopo aver passeggiato tra le ceramiche e tra i vari punti espositivi, trovi nella serata un qualche evento che lo invogli a rimanere a Castellamonte. Quindi già dopo il concerto inaugurale del 24, appunto, il 25 si prosegue con Parole di Terra nell'infrazione Figlia, giunto alla seconda edizione, che è una lettura di poesie, di racconti a tema ceramica in piazza, a cui seguirà una cena. Alle 19 all'Home Restaurant Camerlo, infrazione Sant'Anna Boschi, ci sarà un aperitivo e l'inaugurazione di una mostra, la mostra Cricot, con un'esposizione di calchi, di mani, dei personaggi famosi, dei VIP che sono passati a cenare all'Home Restaurant.
Il mattino del 25 in sala consigliare si terrà invece la cerimonia del tè alla presenza di una delegazione di artisti cinesi, e una di questi artisti appunto è esperta nell'arte della cerimonia del tè, e quindi è un collegamento ulteriore con la Cina, col paese ospite di quest'anno. Il 29 agosto invece si inaugurerà una mostra fotografica dello storico fotografo castellamontese Claudio Marino nei locali della Fornace Pagliero, dedicata al colore rosso e quindi un richiamo alla terra rossa di Castellamonte. Il venerdì 30 agosto si terrà in Piazza Martiri della Libertà la cena della ceramica, come sempre in collaborazione col ristorante I Tre Re, a cui si aggiunge anche la collaborazione col Bar Ronco e con la pasticceria Pan Belmonte, e soprattutto la collaborazione di tutti i ceramisti castellamontesi che hanno realizzato delle opere per impreziosire le tavolate e anche degli oggettini che sono dei veri e propri souvenir che il commensale potrà portarsi a casa al termine della manifestazione. Certo. Il weekend del 31 agosto e del 1 settembre vede forse la manifestazione più importante, che è quella inserita all'interno del Festival della Reciprocità e quindi di questo festival che il Comune di Castellamonte assieme alle Tre Terre Canavesane, quindi i comuni di Alie e San Giorgio, porta avanti negli ultimi anni, ed è il Festival della Musica Popolare Il Nigra Cantato. Questa manifestazione prende piede dalla collaborazione con il conduttore di Linea Verde di Rai 1, Peppone Calabrese, e alla direzione artistica di Ambrogio Sparagna, il famoso etnomusicologo e ricercatore di musica popolare, che ha sempre dichiarato che la musica popolare, o almeno lo studio della musica popolare, è nata in Piemonte dagli studi del nostro conterraneo Costantino Nigra. Il festival si aprirà quindi a Castelnuovo Nigra, in frazione Villa, davanti a Villa Nigra, dove Costantino Nigra è nato e cresciuto, certo. E con un convegno assieme a Merigo Guillermo e il coro baiolese, saranno presenti anche i cantori salesi e i piccoli cantori della Valle Sacra, che vedrà appunto il racconto di come la musica popolare è stata salvata, studiata, recuperata da Costantino Nigra fino ad oggi, intervallata coi canti delle nostre corali. Alla sera, allo scaricatore ferroviario, l'orchestra popolare italiana, capitanata di nuovo da Ambrogio Sparagna, terrà il suo concerto. Il primo settembre invece il Festival della Musica Popolare si unisce a un'altra manifestazione che negli ultimi anni l'Assessorato al Commercio e l'Associazione dei Commercianti di Castellamonte ha messo in piedi, che è quella di Mangiar per Vie, una manifestazione dove ogni ristorante, bar o attività enogastronomica del territorio propone dei piatti tipici in piazza, e quindi si potrà fare nel concentrico di Castellamonte un vero e proprio pranzo itinerante. Sarà la manifestazione allietata dalla musica itinerante degli Scetta Band, una band di musica popolare lucana, e il festival questo festival si chiuderà con l'esibizione dell'Ienerbia, che arrivano invece dall'Emilia Romagna in Piazza Martiri della Libertà alle 17:30. Quest'anno Mangiar per Vie include anche la cena, e quindi durerà tutto il giorno, perché i commercianti hanno organizzato per la sera un concerto in Piazza Vittorio Veneto di Marco Ligabue. Gli eventi collaterali continuano nei fine settimana successivi. Il sabato 7, unitamente a venerdì 13 e sabato 14, abbiamo avuto l'idea di organizzare delle visite serali alla mostra, in cui delle visite guidate, un po' riprendendo l'idea delle visite notturne ai grandi musei italiani come il Museo Egizio di Torino, e quindi gratuitamente, ma su prenotazione, sarà possibile fare una passeggiata serale nei punti espositivi con spiegazione del curatore e di chi ha organizzato la mostra.
E domenica 8 settembre invece ci sarà la giornata del Torniante, di nuovo una collaborazione attiva con i ceramisti di Castellamonte che ci tenevano a portare in piazza e esibire il loro saper fare, e quindi dal mattino sarà possibile assistere a esibizioni al tornio e provare assieme ai maestri ceramisti castellamontesi in piazza la manipolazione della terra e la creazione di manufatti in ceramica. Alle ore 11, legato a questo evento, ci sarà la presentazione del libro Ceramica di Castellamonte di Sandra Baruzzi e Maurizio Bertodatto, che abbiamo già citato come elemento anche di presentazione della città di Castellamonte, non solo nel territorio, ma ormai a livello internazionale. La manifestazione della mostra si concluderà il 15 settembre con l'ultimo concerto nella Rotonda Antonelliana, che sarà opera della Strange Band e quindi di questo ensemble di musicisti che provengono in gran numero dalla Filarmonica di Castellamonte, e sono quasi tutti ragazzi giovani. Sempre nell'ambito degli eventi collaterali, poi c'è da ricordare anche le manifestazioni, chiamiamole così, che ci saranno nell'ambito riferito al sociale. Quindi non soltanto cultura, non soltanto arte, non soltanto musica. È importante dare spazio anche alle tematiche sociali. Abbiamo già detto che il concerto di apertura sarà a sostegno del Comitato della Croce Rossa, e la Croce Rossa di Castellamonte organizza anche una corsa camminata non competitiva dall'orto sociale, che è un luogo in cui diverse associazioni collaborano sulla tematica sociale, e in cui tra l'altro ci sarà un'installazione di centinaia di fiori in ceramica realizzati da ragazzi con problematiche sociali. E dicevo, questa corsa fiaccolata serale si svolgerà dall'orto sociale fino alla frazione di Spineto. E un altro evento legato al sociale è la Camminarte, che si terrà la mattina del 15 settembre, quindi l'ultimo giorno di mostra, e sarà in contemporanea con la giornata del volontariato, e quindi unitamente a questa corsa camminata non competitiva, che vede diversi punti colore, quindi è anche molto divertente anche per i bambini, che sono sempre stati soddisfatti nelle ultime edizioni. Ci saranno tutte le associazioni legate al sociale di Castellamonte che si pubblicizzano in piazza per invogliare anche i cittadini a unirsi a loro nelle tante meritorie attività che svolgono durante l'anno. Sì, anche perché la mostra della ceramica è anche un momento di unione, di aggregazione e di collaborazione fra le associazioni e fra gli attori, diciamo, di Castellamonte. È importante per noi come amministrazione, ed è uno degli obiettivi di questa manifestazione, che l'evento mostra possa racchiudere e mettere in vetrina tutti gli aspetti della vita castellamontese. Naturalmente la tradizione della ceramica, certo, ma la produzione attuale, con tutti i ceramisti che ancora rendono possibile il chiamare Castellamonte città della ceramica ancora oggi con le loro produzioni, ma le tantissime associazioni che operano e svolgono attività quotidianamente sul nostro territorio, dalle attività più disparate, come dall'enogastronomia alle attività sociali, alle attività, certo, culturali. Possiamo aggiungere qualcosa? Che dire? Mi sembra... abbiamo detto tutto. Il programma è ricco, aggiungo solo che vi aspettiamo a partire dal 24 agosto fino al 15 settembre per una serie di appuntamenti ricchissimi. Perfetto, stavo giusto per chiederti un invito al pubblico. Vi aspettiamo dal 24 agosto alle 16:30 fino al 15 settembre in tarda serata. Grazie, grazie mille. Grazie a voi. Quindi
24 agosto, 63esima edizione della Mostra della Ceramica a Castellamonte, fino al 15 settembre, non potete non venire a vederla e ad ammirarla e non potete mancare agli eventi collaterali che si terranno in questi giorni. E continuate a seguire BTV News.